Ce l'aspettavamo, lavorare sul fronte come lavoriamo noi è durissima, c'è una grandissima prova, io oggi mi guardavo in faccia con Laura Castelli, la mia collega della Camera, una la conoscerete, insomma penso tutti, e dicevamo che ogni giorno le nostre spalle sono richiesto sempre che vengano, diventino più larghe. Non è mai sufficiente la forza che abbiamo dimostrato il giorno prima, ce ne richiedono sempre di più. Gli eventi richiedono le spalle sempre più larghe, però noi dimostriamo quindi, devo dire, una fortissima forza di carattere. E siamo qui, anzi, francamente questi episodi mi rendono ancora più determinata. Io non lo so perché mi tirano fuori una forza poi sempre maggiore e quindi combatto il giorno dopo con maggiore grinta. Per cui se da un lato perdiamo dei pezzi, secondo me rafforziamo anche le persone che dall'interno, avendo visto tutto quello che hanno visto, avendo visto anche che tipo di speculazione che sono state fatte sui nostri valori, perché comunque lavorare, innanzitutto io queste reazioni me le aspettavo proprio già il giorno 1, perché dicevo 160 parlamentari che lavorano il triplo, il quadruplo rispetto agli altri e percepiscono uno stipendio che è un quarto, un quinto. Quindi era ovvio pensare che prima o poi un gruppo comunque si sarebbe, avrebbe cercato motivi pretestuosi per stare più comodo, perché la vita comoda la vogliono tutti. Oltretutto, andando a fare due conti in tasca, forse loro si sono fatti, come Zaccagnini d'altronde, i conti che se Renzi dura magari un paio d'anni loro se comprano un appartamento, qualcosa, quello che vogliono, fanno sicuramente una vita che non avrebbero mai fatto, e quindi tirano fuori il discorso della democrazia, che è una vera stupidaggine, perché io sono testimone e garante di questo. Non sono una ragazzina, purtroppo, e quindi riesco perfettamente a capire quando esercito la mia, posso esprimere in un contesto le mie idee e la mia libertà e quando invece questo viene ovviamente tarpato e represso. E invece il Movimento 5 Stelle è un luogo di grandissima espressione della propria creatività, della propria intelligenza, della propria onestà e delle proprie doti. Finalmente abbiamo trovato in Italia un luogo dove persone che hanno delle caratteristiche che sono state quasi tenute represse finora da una società e da un sistema schifoso che ha portato avanti Mariuoli, delinquenti, ha premiato la furbizia, quella più bieca, ha premiato chi non rispetta gli altri, chi non rispetta le regole, e invece oggi abbiamo una ricchezza che dobbiamo, ragazzi, e questa è una cosa, che un appello che faccio a tutti, è una ricchezza che dobbiamo tenerci stretta, non dobbiamo assolutamente consentire a nessuno di portarcela via. È un bel terremoto. Adesso ci mettiamo, come si raccolgono, vabbè, è un terremoto, cioè saranno le proprie, ci saranno le crepe, adesso le ricostruiamo, dopodiché si combatte più forti di prima. Voi sui territori dovete, proprio perché forti dell'esperienza nostra, di queste beghe appunto che poi portano, diciamo, queste persone a dire queste cose, voi di risposta dovete essere sempre più forti ed uniti, perché con l'unione, veramente la frase sembra banale, l'unione fa la forza, è vero, l'unione fa la forza. Se si è uniti si vince contro tutti. Bisogna avere un unico obiettivo, essere forti, uniti, determinati, andare avanti, perché il nostro paese va salvato. Brava. E noi, ognuno di noi, e questo è un appello al vostro senso di responsabilità, perché non è che un deputato, io me la sento tutta la responsabilità addosso, e sicuramente voi lo sapete perché penso che traspaia da qualunque intervento che io faccio in aula, nelle commissioni. Io sento ognuno di voi addosso a me in senso positivo, vedo gli occhi di tutti quando sto lì dentro, porto dentro con una forza incredibile tutte le mie tutte le vostre ansie, sono le mie, siete un po' come, io vi tratto un po' come i miei figli, mi permettete questo paragone, però con la stessa cura. L'Italia è un paese che è malato e quindi ha bisogno di cura, di amore,
amore, di passione, di delicatezza. Invece certe volte vedi proprio come se lo vedessi trattato un malato che tu vuoi aiutare da questa gente assurda, lo vedi trattato col machete, laddove invece tu utilizzeresti il bisturi e questo ti fa soffrire, ti fa stare male. Questa è una grande responsabilità che noi viviamo in prima persona, ma che voi tutti portate dentro, perché a questo state assistendo tutti, fino a che non ci informava nessuno, potevamo stare lì con la nostra, con le nostre belle televisioni, era l'unico sistema. Ma adesso la conoscenza e la consapevolezza di quello che sta succedendo ci rende responsabili. Quindi non è solo la responsabilità di un deputato che sta lì dentro, che sicuramente è importante, bisogna farsene carico, ma soprattutto la responsabilità della consapevolezza di ognuno di voi. Quindi ognuno di voi, consapevole di quello che sta succedendo al proprio paese e al proprio destino, deve trasmettere questa consapevolezza a chi ha a fianco e deve salvarlo con la stessa forza e la stessa energia che spero noi ci stiamo mettendo all'interno di quel palazzo. Voi con la stessa forza la dovete mettere fuori e dovete salvare, portare, salvare nel senso di portare alla consapevolezza le altre persone che vi stanno intorno. Ognuno deve cercare di portare questo messaggio agli altri, perché quando gli altri hanno raggiunto questo livello di consapevolezza le avete salvate, perché non torneranno più indietro e staranno benissimo in questo nuovo livello proprio di vita e di dignità personale. È un altro vivere, non importa il paio di scarpe in più. Io sono contenta quando a fine mese ogni tanto mi faccio questi bonifici 6.000, 5.000, 4.000, 7.000. Tutto sembra bonificare, spero che alla fine non andrà in rosso col conto, perché insomma faccio questi bonifici, ma questi bonifici sono, però alla fine sono contenta perché non è il paio di scarpe in più, o è il massaggio, o è la vacanza che ti appaga della sensazione invece che io ho adesso qui con voi. Non la cambierei con nulla al mondo, con nessun lusso al mondo, con nessuna vacanza al mondo. Per me questa è la mia strada.